Alla casa di Alti Formaggi è protagonista il territorio bellunese. Andiamo a scoprire quelli che sono i sapori delle Dolomiti bellunesi e andiamo soprattutto a scoprire quello che poi è un percorso che poi hanno fatto delle tradizioni, è certamente differente da molte altre regioni. Evidentemente il Veneto, che ha vissuto anche un periodo di guerra, come per esempio la Prima Guerra Mondiale, che con il Piave parte anche da una canzone che tra l'altro poteva anche diventare, ed è stato per diverso tempo, il nostro inno nazionale al posto dell'inno di Mameli. E parleremo di tante altre vicende interessanti, mischieremo come sempre facciamo qui ad Alti Formaggi, e mischieremo storia e poi ovviamente la parte alimentare, cercando di fare in modo che la gente si diverta come facciamo sempre. Il cadore, alpaco, il feltrino hanno da una parte la storia, con particolare riferimento alla prima e seconda guerra mondiale, è stato territorio di battaglia importante, per esempio il Piave, per esempio. Vogliamo sentire la canzone del Piave? Noi conosciamo l'inno di Mameli. In realtà l'inno di Mameli era un inno temporaneo, ma in realtà doveva essere questo l'inno. Chi diceva? Preferite questo o il mio amico? Chi alza la mano per dire il mio amico? Patriottici, sicuramente. Chi è ancora un irresistibile così nostalgico e vorrebbe invece il vino del Piave come il mio amico? Bellissimo. Il gruppo resiste, teniamo duro. Il sorriso si spegne quando, doverosamente, si ricorda una immane tragedia. La vicenda del Vajont, perché molti la conoscono, ma cosa è successo? È caduto un pezzo di montagna. Hanno costruito una diga attaccato al monte Toc. Il monte Toc in bellunese, sapete cosa vuol dire? Fragile. Perché è un monte che praticamente era vulnerabilissimo. L'onda è talmente grande che alla fine distrugge tutto ciò che incontra e praticamente non ha trovato resistenza lungo tutto il percorso. Non so se sapete anche quanti morti ha fatto. 2000 morti, più di 2000 morti. Addirittura alcuni cadaveri sono stati trovati vicino a Venezia. Venezia. Belluno, voi siete mai stati a Belluno in vita vostra? Da novembre a marzo c'è la calotta polare artica. Il fatto impedisce a qualunque comune mortale di arrivare e dire faccio un passeggiato in centro, no. Questo però ha impedito anche per un certo periodo di tempo l'agricoltura di potersi espandere per tutto l'anno e quindi dovremmo fare delle necessità di tutto. I prodotti agricoli sono dunque quelli tipici della montagna: mais, patate, fagioli in varietà caratteristiche. La morte. C'è un gigantesco fagiolo quando si entra, perché c'è il fagiolo di lavoro dal 1520. Di fatto questo fagiolo è stato coltivato ed è diventato letteralmente l'elemento caratterizzante della cucina che porta su tutta la minestra di fagioli, di lamon, così, in palmo, di mano, perché oggettivamente è un piatto prelevato e che è addirittura stato portato dalla comunità europea come uno dei piatti da salvare in assoluto. Ma c'è un elemento che più di tutti è caratterizzante il territorio bellunese. Cioè la manca. Vedete cos'è la manca? Sì. C'è qualcuno che non sa la manca. Alzi la mano chi non sa la manca. La malga è il luogo dell'alpeggio, del latte che diventa formaggio, del formaggio che diventa DOP.